Sport di Tutti è un'iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, realizzata in collaborazione con Sport e Salute, che abbatte tutte le barriere e valorizza il diritto allo sport. Quartieri è il progetto di Sport di Tutti finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presidi in quartieri e periferie disagiate, realizzati da ASD, SSD ed enti del terzo settore di ambito sportivo, che fungano da centri aggregativi aperti tutto l'anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce d'età. Il progetto Quartieri ha l'obiettivo di intervenire in aree di disagio sociale, supportare le ASD, SSD e gli enti del terzo settore di ambito sportivo che operano in contesti difficili e offrire un presidio alla comunità di riferimento, al fine di garantire lo svolgimento di attività sportive. Favorire la collaborazione tra sistema sportivo e istituzioni. Garantire il diritto allo sport e promuovere stili di vita sani. La domanda di candidatura può essere presentata da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e da enti del terzo settore di ambito sportivo iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Tutti i candidati devono disporre di un impianto sportivo o di uno spazio idoneo allo svolgimento della pratica sportiva, situati in quartieri disagiati o periferie urbane, e dell'atto che attesti la disponibilità dell'impianto di svolgimento del progetto. Di istruttori laureati in scienze motorie o diplomati all'ISE, o tecnici qualificati e di esperienza pregressa in campo sportivo e sociale. Per partecipare all'avviso quartieri, i candidati potranno presentare la candidatura dalle ore 12 del 24 febbraio 2023 fino alle ore 12 del 24 marzo 2023, accedendo alla piattaforma raggiungibile dal link sportesalute.eu/sportditutti/quartieri. Se è la prima volta che accedi, per creare un account e per procedere con la registrazione, segui le indicazioni contenute nella guida per la compilazione della domanda in PDF, che trovi nella sezione dedicata del sito di Sport e Salute. La registrazione alla piattaforma è unica per i progetti di Sport di Tutti Inclusione, Quartieri e Carceri. Una volta creato il tuo account, accedi alla sezione Profilo e inserisci i tuoi dati e clicca su Aggiorna i dati. Vai su Candidatura e clicca sulla sezione Informazioni sul presidio. Compila tutti i campi in modo attento. Ricorda di caricare l'atto che attesta la disponibilità dell'impianto. Se le attività sportive sono svolte solo parzialmente nel presidio, inserisci i dati delle strutture previste. Clicca su Salva per procedere. Se sono previsti partner nel progetto, accedi alla sezione Partenariato, aggiungi i dati richiesti, scarica il format di atto di partenariato, compilalo, firmalo e controlla che sia firmato da tutti i partner. Salvalo in PDF, riallegalo e salva. Ripeti l'operazione per il numero dei partner coinvolti, ricordando di fare l'upload dell'atto di partenariato completo di firme per ogni partner. Se non sono previsti partner, passa alla sezione successiva. Accedi nella sezione Programma attività. Dopo aver inserito il titolo del progetto, compila il programma di attività. La sezione si compone di 8 attività obbligatorie e 3 facoltative. Puoi aggiungere più attività per singolo tema. Riempi i campi con tutte le informazioni richieste. Alla fine della compilazione non dimenticare di allegare la presentazione del tuo progetto. Salva e passa al prossimo step. L'ultima sezione, Budget, prevede l'inserimento di tutti i costi previsti per la realizzazione. La sezione suddivide i costi per servizi e materiali, risorse, riqualificazione. Si consiglia di descrivere il più dettagliatamente possibile i costi inseriti, specificando ove possibile eventuali quantità. Clicca su Salva. Ora puoi concludere la tua candidatura inviando l'adesione al progetto. Al termine della procedura ti arriverà una mail di avvenuta registrazione della domanda. Ti ricordiamo che le candidature saranno valutate alla scadenza del termine di presentazione delle domande e che l'elenco dei progetti finanziati sarà pubblicato solo successivamente sul sito di Sport e Salute e del Dipartimento per lo Sport.